E buonasera a tutti, eccoci qua, tornati nella nostra ennesima, ormai non le contiamo più, diretta. Questa sera siamo in connessione, in diretta con Emanuele Stano, che scopriremo tra pochissimo, e Ciao con, eccolo Roberto, ciao a tutti. qua, grande Emanuele Stano, che è il nostro autore di questa sera, e poi abbiamo Stefano Bianchi, tra l'altro omonimo di un nostro carissimo compagno di viaggio, Stefano Bianchi, che è l'editore Ciao a tutti. del libro di Emanuele, del quale parleremo poi durante questa diretta. L'editore della casa editrice Crowd Books, che poi scopriremo senz'altro meglio. Allora, io volevo così vedere se ci siete, se mi sentite bene da casa, se la diretta si vede e si sente. Eccolo, è arrivato Paolo, e ben trovato tra noi. Paolo, buonasera. E, ok, se ci siete, vedo che comunque qualcun altro si sta connettendo. Ecco qua, grande Andrea. Buonasera Andrea, e vabbè, vi saluto poi piano piano tutti quanti. Allora, qualche giusto notizia di connessione per tutti quanti. Vi accenno, naturalmente ora Emanuele ci parlerà del suo lavoro. E, se avete delle domande da fare, Emanuele è un fiume, per cui se avete delle domande da fare, lui, come al solito, risponderà, e risponderà alla fine della diretta, per cui risponderà a tutte le vostre domande. Vi ricordo che, se vi piace, potete condividere questo video sui vostri profili, in modo che tutti i vostri amici possano vederlo, e rimanere anche loro con noi. Se non siete mai stati in questa pagina di Viaggio Fotografico, l'ultima cosa, mettete un like sulla pagina, perché così nelle prossime dirette vi avviseremo. Ebbene, io detto questo, vorrei lasciare la parola a introdurvi il nostro autore con le sue parole e le sue immagini. In un breve video che ci dà un po' la dimensione, ci introduce agli argomenti di questa sera. Per cui ce lo guardiamo e ci vediamo tra pochissimo. Un amico a Un amico a Johannesburg mi Johannesburg chiese mi quali chiese quali fossero le fossero le vie vie incredibili della esperienze che l'Africa l'Africa australe può australe può offrire al viaggiatore più offrire più attento. attento. Con quest'opera voglio rendere omaggio a questa terra e stimolare il lettore alla sua scoperta. Southern Southern African African Tales non è Tales una non è guida, una ma guida, offrirà ma offrirà spunti spunti inestimabili per inestimabili per chi esplorerà esplorerà paesi paesi dell'Africa dell'Africa meridionale al di meridionale al fuori di dei fuori soliti dei soliti percorsi percorsi turistici. turistici. Farà Farà viaggiare viaggiare con gli con occhi e gli con la occhi e con la mente tutti mente quelli che tutti la quelli che vorranno la vorranno conoscere conoscere attraverso attraverso queste queste pagine. pagine. Persone, Persone, città, città, paesaggi paesaggi e e migliaia di migliaia di eventi si eventi si susseguono per la seguono per la migliore migliore comprensione comprensione dell'intera dell'intera regione. regione. Gli Gli animali sono animali sono centrali in questo centrali in progetto questo progetto fotografico fotografico e e sento della sento della magnificenza magnificenza dell'Africa, dell'Africa dove la dove la natura natura regna regna ancora ancora sovrana. sovrana.
Buon viaggio, l'Africa vi aspetta. Allora, dicevamo, siamo con Emanuele. La cosa bella di Emanuele, che praticamente è stato il mio primo capogruppo, e io quando scelsi questo viaggio mi affidai totalmente a lui. Scelsi la Namibia perché non ne sapevo nulla e perché praticamente volevo scoprire tutto, e quindi mi feci portare da Emanuele in posti che io non avevo la minima impressione di dove fossero e cosa ci fosse. E quindi è stato bellissimo avere un mentore, una guida come Emanuele, che ora vi vado a presentare, che ci dirà lui stesso chi è. Grazie Roberto, gentilissimo, mi ha fatto davvero un gran piacere sentire queste tue parole e ribadire come, ecco, era il 2004, sono passati 16 anni ed ora siamo qui di nuovo a parlare d'Africa, quasi un circolo che si possa considerare non chiuso, ma almeno passiamo di nuovo dallo stesso punto. Come tu hai detto, in qualche modo io ti ho introdotto ai viaggi, ci siamo conosciuti in Namibia per poi viaggiare insieme in Birmania. Da te appresi l'arte della fotografia, io mi ricordo ero quasi neofita della fotografia, vidi te, fotografo professionista, con una delle prime reflex digitali, quasi davvero uno strumento all'epoca poco conosciuto, e da lì ho iniziato ad appassionarmi, seguendo appunto, continuandoti a seguire nelle bellissime attività che hai fatto da fotografo professionista e da grande viaggiatore, quali ora sei diventato, il classico allievo che supera il maestro, possiamo dire. E mi fa un gran piacere adesso rivederci dopo tutti questi anni, aver parlato con te dopo davvero anni, e è stato come se ci fossimo visti appena il giorno prima. Quindi grazie per la tua ospitalità in questo bellissimo piazza digitale. Sei muto, Roberto? Non ti sentiamo? Eccoci. Io inizierei un po' questa nostra carrellata di immagini che io naturalmente ho già visto in anteprima, e ti chiedo un po', intanto la domanda aperta, qual è il tuo principale obiettivo quando viaggi, quando vai alla ricerca into the bush? Chi vai a cercare e anche perché? Quindi parliamo adesso già specificatamente di Africa australe, questa bellissima parte del mondo cui questo mio libro fotografico è dedicato. Come brevissima introduzione vi anticipo il fatto che io ho vissuto 5 anni a Johannesburg in Sudafrica, e in questi 5 anni ho avuto l'opportunità di viaggiare in questa bellissima parte del mondo dove la natura la fa davvero da padrone. Johannesburg a poche ore in auto da alcuni dei santuari della natura africani, in primis il Kruger National Park, che è uno dei luoghi mitici per i viaggiatori. Rispondendo a Roberto, senza voler essere banale, quello che stiamo vedendo è il leopardo, che probabilmente per me personalmente l'animale che più rappresenta l'eleganza, la
fugacità di certi momenti, certi incontri che si possono avere. Uno dei Big Five, uno dei più micidiali predatori della savana, estremamente schivo, non raro, ma sicuramente molto elusivo. E ogni game drive, ogni escursione nel bush, ogni safari è una ricerca sia per i fotografi più esperti, sia per quelli meno esperti di questo animale incredibilmente bello. Qui vediamo ad esempio una scena in cui Anderson, uno dei maschi più famosi del Timbavati Private Natural Reserve, aveva appena cacciato un impala. Pochissimi secondi in cui il leopardo, che tipicamente si avvicina alle sue prede nascondendosi per poi compiere gli ultimi 4-5 metri con un salto micidiale, porta sull'albero per scappare il più velocemente possibile da predatori più forti di lui, come il leone o la iena che potrebbero rubargli la preda. Anderson ha portato questo impala su un albero vicino pochissimi minuti dopo questa scena. Quindi Anderson è il nome del leopardo? Sì, nelle riserve private, il Kruger National Park è appunto un parco nazionale. Nelle zone limitrofe al Kruger abbiamo delle riserve private, territori privati adibite comunque alla conservazione della natura. Lì i ranger, molto esperti, persone fondamentali cui affidarsi nel voler scoprire queste terre, hanno un tale rapporto con gli animali del loro territorio che li sanno riconoscere, ne conoscono i comportamenti, li identificano con un nome. Questa è una considerazione interessante, Roberto, che hai fatto. Per il leopardo si tende a dare un nome al singolo esemplare. Questo appunto è Anderson. Per i leoni, ad esempio, si danno i nomi al pride, al gruppo di leoni, non si identifica il singolo esemplare. E quindi di questo animale si conoscono i comportamenti, le abitudini, e quindi affidarsi a un ranger esperto ti dà la possibilità di cogliere, ecco, scene come questa. Questa, che è la copertina del mio libro, è quella, forse a fortuna, è l'immagine a cui sono più legato. Questa è una piccola femmina che stava cacciando di notte. La pazienza, la perseveranza del nostro ranger insieme al tracker ha fatto sì che noi abbiamo speso 45 minuti con questo bellissimo esemplare che stava patrolling, stava andando in giro nel suo territorio per vedere le opportunità. È successo questo momento in cui noi ci siamo trovati lungo la strada. Il leopardo camminava accanto a noi ed ha visto una lepre, una piccola lepre che era esattamente tra noi e il leopardo. E il momento in cui l'abbiamo vista acquattarsi, pronta a prenderla, è il momento in cui ho detto al ranger di fermarsi e al tracker di puntare la luce di cui ogni jeep è dotata per provare, ecco, a scattare questa immagine che appunto con un po' di fortuna ha colto il momento in cui il leopardo è saltato sulla sua preda. Purtroppo per lui, fortunatamente per il leopardo, per la lepre l'ha mancata e la lepre si è salvata in questa circostanza. Beh, è stato, sì, diciamo, si è salvata la lepre, non gliel'avete lasciata in pasto voi la. Assolutamente no, nelle riserve private si rispettano in tutto e per tutto le stesse norme che vigono nei parchi nazionali e la passione di tutti noi visitatori di questi luoghi è volta a preservare al meglio ciò che è la natura, anche nelle sue forme più crude. Si vedono scene orribili di caccia per alcuni, ma è il ciclo della vita. Il leopardo sopravvive se riesce a cibarsi ogni giorno. Ottimo. Dal leopardo si sente male? No, non lo so. Allora, dal leopardo invece introduciamo un po' i leoni, dei quali ci hai già accennato che ci sono delle differenze di nomi, se non altro, poi sono tante. Dicci qualcosa. Beh, il leone, di nuovo, per il neofita visitatore dell'Africa, è l'animale che nella lista ideale degli animali da vedere non può mancare. Non è un animale raro. Il leone, essendo proprio in cima alla catena alimentare, non ha predatori, non teme altri animali se non l'uomo, purtroppo. Il problema che porta alla riduzione del numero di esemplari esistenti in natura è
la mancata conservazione del suo territorio e delle sue prede. Il leone vive in grandi branchi, dorme per la stragrande maggioranza del giorno, e quindi tipicamente se i ranger lo avvistano un gruppo, un pride di leoni in una determinata zona, è realisticamente probabile che si trovi ancora lì a distanza di alcune ore. Ed è facile vedere scene come questa, appena dopo aver banchettato, che eravamo in Botswana, Mashatu Private Nature Reserve, avevano appena banchettato su una preda e mamma e cucciolo stavano liberamente. Questa è un'altra immagine a cui sono molto legato e probabilmente va un po' contro tutte i consigli che i più esperti viaggiatori di safari darebbero, cioè di uscire all'alba e al tramonto, di andare nei luoghi più reconditi di ogni parco. Questa foto è stata scattata nel Kruger National Park, lungo una strada asfaltata, mentre da solo, intorno a mezzogiorno, guidavo una Toyota Yaris bianca presa a noleggio. Quindi il momento in cui statisticamente più improbabile assistere a un avvistamento del genere. Qui un maschio ha combattuto con altri due maschi più giovani per il controllo della femmina che in tutto questo rituale ha giocato, ecco, anche lei un suo ruolo. In questa scena sembra che si stiano attaccando l'un l'altro, in effetti era un gioco che ha poi portato al vero e proprio accoppiamento. Questo solamente per dire, ecco, per assistere a scene come questa è anche una questione di statistica, se non vogliamo chiamarla fortuna. Tanto più tempo si spende nel bush, nel far safari, tanto maggiori saranno le probabilità di assistere a scene particolari. Bene. E poi c'era anche, sempre sui leoni, c'era anche questo... Questa è più una foto, una scena simpatica, un leoncino che insieme al suo gruppo, dopo un bel pasto a base di zebra, si è concesso un po' di sano relax, ma di nuovo questo è il ciclo della natura, poche ore dopo il gruppo era sicuramente a caccia di nuovo per garantire la sopravvivenza. Bene, molto bene, sono delle immagini veramente spettacolari. Io ora ti tolgo dall'imbarazzo di dirlo tu, io in modo assolutamente improprio, non biologico, ho definito un'altra razza, li ho definiti i maculati, e vediamo un altro maculato al quale so che sei molto legato, ma è maculato. Vediamo, probabilmente credo ti stia riferendo al ghepardo, infatti questo è il ghepardo maculato anch'esso, perché questi, la rosetta, la macchia nera sul mantello dorato, è quello che nel modo migliore si mimetizza con i colori della savana. Questi sono due ghepardi che nella parte meridionale del Kruger National Park si stavano preparando ad una battuta di caccia. È un tipico comportamento dei ghepardi salire sul rialzo naturale per avere la più ampia visibilità possibile. Identificano quali sono le loro prede, e la caratteristica del ghepardo è quella di essere il più veloce animale terrestre. Riesce a correre a velocità fino ai 110 km orari su brevissime distanze. E questo pochi minuti dopo, è una scena cruda, un impala non ha visto il sole tramontare quel giorno, ma la mamma ghepardo ha garantito la cena ai suoi cuccioli, sarebbero sopravvissuti in nessun'altra maniera. Il ghepardo è un animale biologicamente quasi debole, ha una struttura talmente particolare che è costretto ad ammazzare le prede e a cibarsi di esse nel modo più rapido possibile, perché se un leopardo, una iena si avvicinassero per rubare la preda, loro non saprebbero difendersi, sono deboli e quindi si avventano subito a mangiare le parti con il più alto apporto energetico delle loro prede, cioè l'intestino, l'interiora, come stanno facendo adesso con questo, su questo impala. Beh, interessante, è interessante anche sapere
un po' il retroscena, no? Perché in natura c'è sempre un motivo per tutto. Poi io ti ho scoperto proprio in questa tua durante il nostro viaggio, che era il 2004, tra l'altro, quindi insomma un bel po' di anni fa, e devo dire che la tua passione per gli animali in libertà era già molto coinvolgente già dall'epoca, insomma, per cui sicuramente è stato un bell'incontro, molto piacevole scoprire con te queste cose. E dopo i leoni abbiamo ancora un cucciolo di ghepardo e poi diccelo tu. E questo è appunto un ghepardo, la parte dolce di un predatore spietato nei momenti di intimità familiare. Questo per un fotografo, parliamo di viaggi, parliamo di fotografia. Questo è il momento magico in cui l'obiettivo incontra lo sguardo di un animale. È fondamentale cercare quel momento in cui senza posare un animale ovviamente selvatico intercetta il tuo sguardo perché anche lui è colpito dalla tua presenza. Quindi ecco un consiglio per fotografia naturalistica, salvo le debite eccezioni, il contatto visivo è fondamentale per rendere una foto particolarmente espressiva. Bene. Questi sono, Roberto, i licaoni. Purtroppo sono un avvistamento molto raro, non hanno l'allure, il fascino che i grandi predatori, i felini, possono avere, ma ti garantisco che per fotografi esperti, per persone che vanno molto spesso nel bush, sono un avvistamento molto più raro e molto più gratificante dei grandi felini. Sono dei canidi, si muovono in pack, in gruppi e sono iperattivi. Si muovono in gruppi di 20-25 esemplari, continuamente in spostamento, continuamente alla ricerca di cibo e predano di tutto, dalla lepre a insetti, a piccoli rettili fino al grande gnu o zebra, perché hanno delle capacità incredibili di portare allo sfinimento la loro preda rincorrendola fino a qualche ora per tanti tanti chilometri e poi ecco riescono, essendo anche loro deboli, devono sempre stare attenti a predatori più importanti. Qui vediamo una iena con la sua mole importante può rubare la preda a qualsiasi predatore tranne il leone. È però un luogo comune dire che la iena si nutra solo di carogne. La iena sa cacciare in gruppo e può predare antilopi della dimensione importante, fino a dei kudu, se non addirittura gnu. Sono tutti animali che fanno dell'istinto e del cogliere le occasioni nella natura la loro ragione di sopravvivenza. Quindi non è raro appunto vedere scene come questa in cui una iena, un gruppo di iene ha cacciato da solo e poi con la forza incredibile delle loro mascelle spezzano le ossa di qualsiasi loro preda e non rimane nulla. Vedete questo gnu, rimangono gli zoccoli della pelle e poco altro. Mamma mia, super curioso. Ma credo che ci sia o da te o da Stefano un microfono acceso, probabilmente la chat di Facebook che vi fa ritornare l'audio. No, da parte mia. Ok, allora, niente, l'altra cosa che invece è così, a noi piacciono i numeri e quindi a proposito, la prossima domanda è la quinta domanda e io ti chiedo dei Big Five. I Big Five sono diventati, ecco, un'attrazione turistica in Sudafrica, in tutta l'Africa. I Big Five originariamente erano i cinque trofei che ogni cacciatore avrebbe voluto portare a casa, i cinque animali più difficili da avvistare, più difficili da cacciare, più pericolosi.
Ne abbiamo già visti due, che sono il grande predatore per antonomasia, il leone ed il leopardo. Gli altri tre sono appunto l'elefante africano, qui nella savana, della parte meridionale del Kruger, un animale che nella sua magnificenza è sempre bellissimo vedere. Hanno un sistema sociale molto particolare, matriarcale, con le femmine che dominano i comportamenti delle mandrie, delle tanti, delle vita lunghissime, e con l'aumentare degli anni aumenta la loro esperienza e la loro famigerata memoria. Alcuni ranger dicono di essere ricordati da elefanti, elefanti che in qualche modo sembrano ricordare ranger che hanno visto in precedenza. L'elefante si nutre di continuo, qua lo vediamo mangiare ed è continuamente alla ricerca di cibo, motivo per cui un ecosistema può sostenere massimo un certo numero di elefanti proprio per il motivo che abbattono piccoli alberi, arbusti e tutto ciò che trovano lungo il loro cammino. Qui Io mi vediamo un altro suggerimento per la fotografia naturalistica che mi sentirei di dare. Abusiamo tutti troppo dello zoom. Crediamo sempre che una bella foto di animale può essere fatta con il teleobiettivo più lungo possibile. È spesso bello e interessante contestualizzare i soggetti nel loro ambiente, cercare di capire, che non, far capire che non siamo in uno zoo, ma siamo nella natura. Qui siamo nel Chobe National Park, nel delta dell'Okavango in Botswana, un cielo che solo in Africa esiste di questi colori, e un elefante che si ristora sotto l'ombra nelle ore più calde della giornata. Quindi ecco, fotograficamente vi consiglierei di idealmente sarebbe bello avere due corpi macchina con sé per non dover passare da un obiettivo all'altro in ambienti spesso polverosi. Però ecco, non pensate che se non avete con voi lo strumento più avveniristico non possiate fare belle foto. Perché comunque in Sudafrica specificatamente si possono anche noleggiare dei teleobiettivi. Le foto qua sono fatte con un 600 mm che noleggiavo quando andavo in delle location particolari. Torniamo ad un altro dei Big Five, un animale che mi piace sempre tantissimo vedere, il rinoceronte. Rinoceronte bianco o rinoceronte nero? La nomenclatura non ha nulla a che vedere con colore della loro corazza, ma allora white, il white rhino, white è proprio la deformazione fonetica della parola wide che sta a indicare la forma della mascella del rinoceronte bianco. Wide significa ampio e il rinoceronte bianco, come lo vedete in questo suo comportamento, bruca e per brucare la mascella ha appunto quella forma. Il rinoceronte nero è stato definito nero solamente in antitesi al bianco, non per altri motivi. Il rinoceronte nero è molto più raro, estremamente più raro, anziché brucare è invece un browser, cioè stacca le foglie dai piccoli arbusti, quindi tipicamente si nutre con la testa in alto prendendo le foglie e vivendo nella vegetazione più fitta e non in ampie radure come questo rinoceronte bianco che vediamo qua. Qua vediamo una bellissima scena familiare, di nuovo, mamma rinoceronte con il suo cucciolo in una pozza di fango. I pachidermi, il rinoceronte, l'elefante regolarmente si bagnano nel fango perché così riescono a proteggere la loro pelle da parassiti, insetti, è una sorta di trattamento naturale per la loro pelle. E anche questa è l'immagine in cui il contatto visivo, in questo caso non tra soggetto e fotografo, ma tra mamma e figlio che si sono proprio incrociati lo sguardo nell'intimità solamente una famiglia di mammiferi può avere. Questi sono, ecco, quei tipici momenti che sinceramente sono rari, però essere là fuori nel bush il quanto più tempo possibile rende possibili queste situazioni. E questo è il bufalo cafro, il bufalo africano, un bovide, sembra, ecco, quasi un bue, un toro. È un animale estremamente pericoloso, uno dei pochi di cui i ranger hanno davvero un timore e non reverenziale, perché vive in mandrie molto numerose.
può attaccare quando si sente in pericolo e vedete l'elmo che ha le corna è quello che può arrecare anche una jeep. Ci sono scene di bufali che attaccano e ribaltano facilmente una jeep. Quindi ecco, sempre a debita distanza e cercare di stare alla larga, soprattutto da quelli feriti quando attaccati da leoni. Il leone è l'unico predatore che può battere un bufalo. E poi ci sono queste anche dinamiche quasi relazionali in cui in natura è tutto scritto e ci sono delle gerarchie riconosciute. Io ricordo assolutamente come fosse ieri, sono passati tanti anni, l'unica mia esperienza che appunto ho fatto con te a suo tempo. Quando praticamente eravamo in un lodge, a un certo punto si sente la voce Lion, Lion, tutti corrono, corriamo alla pozza a vedere cosa accadesse, e praticamente gli animali si erano allontanati dalla pozza perché lontano all'orizzonte stava arrivando il leone ad abbeverarsi e tutti quanti praticamente gli avevano fatto lo spazio intorno alla pozza, una cosa incredibile proprio. Io rimasi estasiato nel vedere questa cosa. E niente, ora invece apriamo un altro spazio, poi ci sono delle domande, ho visto, risponderemo alla fine alle domande, in particolare Roberto che stava chiedendo, ma rispondiamo alla fine. Se avete altre domande da fare, scrivetele qui nella chat e Emanuele vi risponde alla fine a tutti quanti. E lascio la parola invece di nuovo a Emanuele che ci racconta un po' altre scene di fauna africana. Di caccia fotografica. Questa è un'immagine a cui sono legato perché l'ippopotamo è raro da vedersi fuori dall'acqua durante il giorno. L'ippopotamo ha una pelle delicatissima e vedete questo rosa intorno alle sue mascelle e per questo motivo trascorre le giornate immerso nelle pozze, nei laghi, nei fiumi per poi emergere di notte e cibarsi percorrendo anche parecchi chilometri brucando erba. In questo caso, in una giornata nuvolosa, si è probabilmente sentito sicuro di uscire dallo stagno per brucare. L'ippopotamo è un altro animale che i ranger temono tantissimo. L'ippopotamo è l'animale in Africa che uccide più uomini all'anno, secondo solo alla zanzara. E io non ho mai visto un ranger spaventato come quando su un Mokoro, la tipica imbarcazione del delta dell'Okavango in Botswana, ci siamo visti un ippopotamo aprire le fauci a non più di 2 metri dall'imbarcazione. Il leone non incute in nessuna maniera questo timore. Su una jeep scoperta ci si può avvicinare a mezzo metro da un leone. Un ippopotamo invece è assolutamente temuto, proprio per il motivo che quando in pericolo spalanca le sue fauci, che sono davvero micidiali, ed è facile immaginarselo. So anche che è un veloce corridore, Può correre sì, fino a più di 40 km orari, può correre più veloce di Usain Bolt, l'ippopotamo, nonostante la sua stazza. Queste immagini sono queste degli Impala. L'Impala, col suo palco, è il simbolo del Kruger National Park. Questo vuol significare anche che un safari, un game drive, può essere gratificante anche senza i grandi avvistamenti dei felini o di altri animali. Le situazioni, la natura, le condizioni di luce possono essere talmente particolari ed affascinanti che anche il più diffuso degli animali della savana, vedete la forma del manto sulla parte posteriore dell'animale, sembra una M, lo chiamano il McDonald's del bush, perché è il cibo della maggior parte dei predatori. Però ecco, se non si avvistano animali per lunghe ore, vi garantisco che succede,
Non rassegnatevi perché comunque in ogni istante può succedere qualcosa di incredibile e comunque c'è qualcosa sempre di bello e affascinante da ammirare, come in questo caso. Ottimo. Giraffe, un altro dei simboli dell'Africa, animale elegantissimo, che è bellissimo vedere correre, che sembra appunto una moviola, una corsa in slow motion. L'animale terrestre più alto, come si sa bene, e sempre in perenne allerta, perché ogni volta che abbassa la testa per bere, più che per mangiare, perché tipicamente si ciba di acace o di foglie nelle parti alte degli alberi, può diventare estremamente vulnerabile, con il leone essenzialmente suo principale predatore. Ma mi dicevi che riesce a difendersi con le zampe posteriori? Ha degli zoccoli e una forza delle gambe molto, molto importante. Può facilmente uccidere un leone, un branco di leone che attacca qualsiasi animale, la giraffa in primis, mette comunque a repentaglio la propria vita. Ed un predatore ferito che non può più cacciare è destinato alla morte. Quindi la scena di caccia cruda è davvero il classico esempio che se non accade, si salva la preda, ma poi perisce il predatore. Qui mi immagino di un altro animale del spesso visto. C'era Roberto che chiedeva se c'è spazio per interpretazione del fotografo in scene di natura. Qui, ad esempio, un effetto panning, cioè si sposta l'obiettivo alla stessa velocità del soggetto in corsa per avere il fuoco perfetto che vediamo sul ventre dell'animale e tutto il resto sfocato. Uno degli esempi per cui dicevo: se non trovate il leone che caccia, se non trovate il leopardo sull'albero, ci sono sempre in natura delle scene che meritano un occhio attento. E questo, ecco, ne è un esempio per me. Abbiamo poi. L'ognu, un altro delle prede preferite dei leoni, questa è un'immagine curiosa, tipicamente nel Masai Mara, in Kenya, gli gnu durante la grande migrazione attraversano il fiume infestato di coccodrilli. Qui era una scena simile in Botswana, nel Savute, vicino al confine con lo Zambia, stava attraversando uno specchio, seguito dal resto del branco. È sempre importante che sia uno di loro a compiere il primo passo per poi gli altri che seguono. Sono appunto animali gregari. Qui di nuovo un impala è quella stessa cosa di prima. Anche l'impala può essere un soggetto fotografico interessante a volte, compie dei salti affascinanti. Qui semplicemente una femmina ha attraversato la strada davanti a noi. Bene, Grazie Domenico. avanti alle domande. Io magari mando i commenti Sì, di incontro vai tranquillamente. Vai tranquillo. alle domande. Sì, perfetto. Questo è Kudu, sono due esemplari di Kudu, una delle antilopi più belle dell'Africa, uno dei trofei più ambiti. In Verdi Colline d'Africa, Hemingway ha raccontato la sua caccia a piedi di un Kudu maschio in Tanzania. Nonostante, ecco, quanto sia cruda la caccia, lì era un confronto quasi fair, a piedi all'inseguimento del kudu. Fortunatamente, noi siamo muniti di obiettivi fotografici, non di fucili, il kudu rimane uno degli animali più interessanti da vedere. E questo qui è un Nyala. Qui siamo in una zona del Kruger, al confine con il Mozambico e lo Zimbabwe, nell'estremo nord del Kruger, una zona molto poco visitata dai turisti, anche perché la densità degli animali è molto più bassa. Però di nuovo, un antilope qualsiasi, tra virgolette, contestualizzata nel suo ambiente, può essere un bellissimo soggetto fotografico. Una zona molto verde, in cui, ecco, appunto, gli animali devono stare
attenti con il loro mimetismo. E qui siamo all'opposto, dalla parte più verde del Kruger vicino al Mozambico, siamo nel Kalahari, che è la parte meridionale del deserto del Kalahari, quindi un ecosistema completamente diverso, animali completamente diversi, quindi non troviamo qui l'elefante, il rinoceronte, nemmeno l'impala, qui abbiamo l'orice, la stessa antilope che vediamo nei deserti dell'Arabia Saudita, ad esempio, lo springbok, un altro animale simbolo del Sudafrica che dà il nome alla squadra di rugby, e questi sono i famosi suricati, timon, che vedete che atteggiamento peculiare hanno, sono le sentinelle, quello in piedi sta in piedi mentre il resto del gruppo si nutre sul territorio. Qualora arrivasse un predatore, un'aquila, un rapace tipicamente, emette un fischio fortissimo e tutti si infilano nelle tane. Quindi un interessantissimo modello sociale in cui uno si sacrifica per il resto del gruppo, poi ovviamente ci si alterna nel ruolo di sentinella. Scorrendo, ecco, altri animali, un altro animale simbolo, il coccodrillo, relativamente facile da vedersi nel Kruger National Park. Eh sì, Beatrice, il kudu può finire anche sulle piatte, sulle tavole imbandite, perché comunque tutto ciò che i sudafricani chiamano game, tutto ciò che è cacciagione, è spesso un alimento tipico per il braai. Il braai, che è anche un fenomeno sociale sudafricano, è il nostro barbecue, però in Sudafrica è una vera e propria istituzione, il momento in cui famiglie, amici si ritrovano con abbondante birra, tipicamente a vedere anche una partita di rugby. Bene, e poi da i grandi animali terrestri, dai predatori, dai felini, passiamo a qualcosa di più. Possiamo scorrere anche velocemente una serie di immagini. Di nuovo, ci sono talmente tante specie animali, la preparazione del ranger, le sue passioni spesso guidano anche ciò che si vedrà. Eravamo nel Timbavati, il nostro ranger era appassionatissimo di rettili, durante la notte è riuscito a scovare un camaleonte nel bush, e qui appunto fotograficamente con una lampada che illuminava di lato questo camaleonte, abbiamo fatto un po' di esperimenti fotografici sperando, contando come di non disturbare troppo l'animale. Per gli appassionati di bird watching ci sarebbe, ecco, appunto un capitolo, volumi interi da dedicare. Non sono esperto di fotografia di uccelli, quando capitano occasioni come questa bellissima brown eagle, mi cimento volentieri, però ecco, è quasi una branca della fotografia naturalistica specifica, guidata appunto da lunghissime attese, avvistamenti. Questa, no, un'altra scena in Botswana di una stork, una cicogna, un airone molto raro, ne esistono 300 coppie nell'intero National Park, che vedete porta un ramoscello perché stava allestendo il suo nido. Bene, e invece volevo anche così introdurre, cambiare un po' l'ambiente e passare a qualcosa di totalmente diverso. Dal bush, dalla savana, ci trasferiamo. Anzi, prima di trasferirci verso il mare, volevo chiederti un po' quali sono le caratteristiche, diciamo, di viaggio, come ci si muove quando si va a fare un safari in Africa. E anche tu mi hai detto che ci hai detto nella diretta che sei stato per 5 anni in Sudafrica. Però quante volte, quanti giorni, quante ore della tua vita hai impiegato per fare queste foto? Cioè, dacci un rapporto su quanto può essere facile o difficile magari assistere a scene come questa. Ci hai raccontato di
animali che prendono la preda e la portano sull'albero, che la consumano in pochi secondi, appena cacciata. È una giusta considerazione, Roberto. Se non vogliamo fattorizzare l'elemento fortuna, per me diventa una questione di statistica. Bisogna trascorrere tanto tempo per avere possibilità di incontrare quelle scene. Come hai detto tu, io ho vissuto 5 anni in Sudafrica, ho vissuto 5 anni a Johannesburg per lavoro, un lavoro che mi ha impegnato comunque tantissimo e che mi lasciava poco, relativamente poco tempo. Il fatto è che tutti i momenti liberi dal lavoro che tanto mi impegnava li ho investiti e dedicati a visitare questi luoghi incredibili che il paese offre. Johannesburg è a 4 ore e mezzo, 5 ore in auto dal Kruger National Park, quindi mi capitava spesso che il venerdì dopo il lavoro di farmi 5 ore in auto, arrivare ai bordi del Kruger per avere il sabato e la domenica da spendere in quei luoghi. Poi alcune altre safari in Botswana, qui vediamo il mitico delta dell'Okavango, il delta interno più grande al mondo. Il fiume Okavango scende dall'Angola e si va a estinguersi, a spegnersi nel deserto del Kalahari, creando un ecosistema unico, un'oasi verde in mezzo a uno dei deserti più aridi della Terra. Questo è un paradiso in terra. Questo servono 4, 5, 6 giorni di viaggio anche da Johannesburg. Qui siamo di nuovo nel nord del Kruger per dire che anche senza animali si incontrano luoghi fantastici. Questa era la Yellow Fever Forest, nominata così per la malattia che tipicamente si contraeva in quelle zone. Quindi ecco, scorrendo un po' queste immagini, quello che voglio dire è che il Sudafrica è talmente vario, i paesaggi sono talmente interessanti che non dobbiamo limitarci all'inseguimento di scene come questa. Questa foto l'ho messa per rendervi un po' l'idea di che cosa sia un game drive. La Jeep che vedete dietro è il tipico veicolo che si utilizza nelle riserve private. Il parco nazionale ha delle regole definite, appunto gestite a livello nazionale. Si può guidare da soli, come vi dicevo prima, si può entrare e girare da soli. Nelle riserve private, che non sono di proprietà pubblica, si hanno veicoli di questo tipo. Si esce tipicamente 2 volte al giorno per il game drive dell'alba e del tramonto. Si spendono 3-4 ore in Jeep scoperte come queste e ci si può avvicinare a pochissimi metri dai predatori più feroci. Il leone, mi direte se può essere pericoloso? Tipicamente no, il leone identifica il veicolo, non riesce ad identificare la preda all'interno del veicolo. Il leone può diventare molto pericoloso se qualcuno si alzasse in piedi e quindi cambiasse la forma dell'oggetto Jeep che il leone guarda. Nella slide successiva, questa eravamo in Zimbabwe, un diluvio terrificante. In queste condizioni, per 2 giorni consecutivi, abbiamo dovuto cancellare i game driver. Era evidentemente impossibile andare con veicoli scoperti alla ricerca di animali che loro stessi si stavano comunque proteggendo dalla pioggia. Però ecco, essere in natura, il bello è anche questo. In questo caso è venuto da noi l'elefante. Un elefante si è avvicinato al campo, questo era il podio del ristorante. Dove mangiavamo c'era della frutta caduta per terra e l'elefante è venuto proprio nei pressi per cibarsi anche lui. Quindi ecco. E queste sono le scene appunto che tutti vogliono comunque vedere in Africa. Il tipico tramonto, questo è il momento in cui durante un game drive ci si ferma per un aperitivo, ci si ferma per coprirsi, per proseguire poi nella parte notturna del game drive, farà freddo, per i fotografi magari cambiare gli obiettivi e il settaggio. Il bello della riserva privata rispetto al parco nazionale è anche questo, è consentito stare fuori oltre l'orario del tramonto, che è quello che nel parco nazionale tipicamente è il limite temporale che bisogna rispettare. Beh, è come sempre veramente interessante. E andiamo diciamo, l'ultima parte con gli animali. Siamo un po' in ritardo e quindi volevo anche per completezza terminare anche questa, ma Sì.
Vediamo un po'. Possiamo scorrere velocemente, volevo solamente farvi vedere quanto sia vario il Sudafrica. Il Sudafrica si affaccia su due oceani, l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, ed ospita i Big Five anche dell'oceano. Questa è una megattera che compie durante la migrazione delle sardine, la più grande migrazione del mondo animale, il tipico bridging, il tipico salto fuori dall'acqua che non si sa bene se facciano per divertimento, durante il loro rituale d'accoppiamento. È una scena incredibile, un animale di 15 metri, 30 tonnellate che salta agilmente fuori dall'acqua. Quindi ecco, il Sudafrica è tutto un mondo costiero, se scorri Roberto velocemente sulle foto successive. Questo è un altro dei grandi mitici predatori, il grande squalo bianco. È il Sudafrica, specificatamente Hans Bain, Western Cape, Simonstown, vicino Cape Town, sono i luoghi al mondo più dove è più facile vedere questo incredibile predatore. Qui ha un atteggiamento predatorio unico che si vede raramente fuori dal Sudafrica, cioè lo squalo che emerge dall'acqua per predare l'otaria. Qui siamo a Seal Island, tutti i leoni marini di questa colonia che sono regolarmente predati dai grandi squali bianchi. In questo caso era un'esca, non era un'otaria vera e propria. Infatti questo anche atteggiamento un po' borderline, non mi sento in toto di sostenere né questo né l'immergersi in una gabbia per gli squali, perché comunque si alterano un po' i comportamenti. E questo è ecco, un comune delfino, però di nuovo, quando la luce è quella giusta, e qui lo era, e quando la natura è talmente spettacolare, anche una foto meno straordinaria delle altre è sempre gradevole da scattare e da portare con sé. Una delle otarie che abbiamo visto prima, andando guidando da Città del Capo a Cape Point, nel sud della penisola del Capo, è uno degli incontri più frequenti. Come con esso, vediamo i pinguini. In Sudafrica ci sono importantissime colonie di pinguini. Questo qui vediamo a Betty's Bay, non nella famosa Simonstown, dove tipicamente vanno i turisti vicino a Cape Town. Qui siamo un po' più distante. Vedete, questa è anche una foto che mi piace particolarmente, scusate, una foto che mi piace particolarmente. Le condizioni di luce erano orribili in teoria, pioveva, eppure un'immagine che a me esprime molta forza. Questo è l'oceano con tutta la sua durezza e la colonia di pinguini che lì vive. E poi avvicinandosi, perché lì si può, perché ci sono davvero poche persone, avvicinarsi un po' ai nidi di questi pinguini africani, che sono tra le specie più piccole esistenti di pinguini al mondo, per curiosità dell'uccello, perché il pinguino è un uccello acquatico che guarda anche lui l'obiettivo. Bene, bene, no, è una gran bella carrellata e io volevo così al termine di questa carrellata che ancora però non è finita di sorprese, volevo un attimino introdurre l'argomento con il nostro Stefano Bianchi, editore del libro di Emanuele Stano. La casa editrice si chiama Crowd Books e volevo chiedere a Stefano intanto le sue impressioni da editore per il lavoro di Emanuele, che ora andremo a condividere, e ti volevo chiedere anche un po' un'introduzione sia del tuo parere sul libro e sia di come è possibile acquistarlo, delle dinamiche di Crowdbooks, dici qualcosa di editoriale. Certamente. Allora, Crowdbooks è una piattaforma di publishing che è stata creata per dare un'opportunità a fotografi che magari hanno difficoltà a pubblicare dei libri per vari motivi, per qualsiasi motivo. Questo si differenzia in maniera sostanziale dalle piattaforme
che io chiamo tradizionali, o perlomeno generaliste, di crowdfunding, dove si finanzia di tutto. Noi siamo focalizzati al libro, quindi siamo specializzati in questo campo, e la differenza sostanziale, appunto, è che accompagniamo gli autori lungo tutto il percorso editoriale, quindi da quello che è la editing, costruzione, grafica, alla produzione, quindi seguiamo anche tutta la produzione, e poi accompagniamo l'autore durante tutte quelle che sono le vendite, distribuzione libraria, vendite online, perché sulla nostra piattaforma possiamo anche vendere il libro dopo aver pubblicato ovviamente il libro. E quindi ecco, questo è quello che mi piace sottolineare. Per quanto riguarda il libro di Emanuele, ecco, questo è stato un libro che ho selezionato perché comunque c'era un lavoro dietro di un certo livello, cioè non sono mille foto sparse, ma c'era già lavorato un po' lui, c'era già stata dietro una riflessione che mi ha permesso di vedere comunque c'è stato un certo tipo di serietà, di lavoro nel mettere insieme le cose, e questo è uno dei criteri importanti che si richiedono. Ecco, quando ci viene presentato un libro, la tendenza è quella di preferire lavori un pochino più maturi, lavori un po' più completi, dove noi possiamo effettivamente apportare qualcosa. Quando si tratta di vedere solamente tantissime foto, lì c'è... si rischia di iniziare un lavoro e magari non arrivare mai alla fine. Quindi se qualcuno è interessato a eventualmente proporre un libro, il mio consiglio è quello già di lavorarci un pochino da sole. Ecco, magari non è diciamo quello che sarà il definitivo, però sicuramente ci aiuta a capire che cosa l'autore vuole fare, e noi, diciamo, con le nostre competenze e expertise riusciamo a realizzarlo. Ottimo. E l'idea del crowdfunding per un libro, anche perché volevo sottolinearlo, l'ho mandato poco fa un link nella chat per acquistare il libro, che viene stampato con questo sistema del crowdfunding. Che vorremmo scoprire insieme a te, che è un sistema particolarmente, diciamo, etico di editoria, e volevo che ce ne parlassi un po', anche perché un libro, così capiamo anche il motivo, un libro di 176 pagine a 30 euro, un libro fotografico, tutto a colori, come fa a costare così poco? Beh, allora, diciamo che il nostro obiettivo è quello di produrre libri che sono sostenibili, per cui quando ho lanciato la piattaforma l'idea principale era quella di riuscire ad avvicinare un pubblico che non sia solo di appassionati di fotografia, ma anche appassionati di persone che vogliono capire, vogliono scoprire la fotografia o certi tipi di contenuti. E ovviamente, cioè, se si riesce a rimanere in un range di prezzo, ovviamente questa audience si espande. Quindi non è diciamo l'obiettivo quello di fare solo libri per nicchie fotografiche dove costano un sacco di soldi, perché poi cioè, l'obiettivo è quello di far vedere più possibile, di farlo arrivare a più gente possibile. Crowdfunding, come lo facciamo noi, non è altro che una forma di prevendita, quindi una volta che si determina un numero di prevendite e si raggiunge, si coprono le spese che, diciamo, ci servono a pubblicare il libro. Dopodiché, una volta che abbiamo pubblicato il libro, abbiamo sicuramente delle copie in più che poi distribuiamo in libreria o utilizziamo per le varie presentazioni che organizziamo in giro per l'Italia e per la vendita online, quindi su tutti i canali. Ecco, in questo libro specifico effettivamente si tratta di un libro cartonato, un formato direi insomma piuttosto interessante, 27x20 centimetri, 20,5, quasi 200 pagine, e sì, effettivamente, e la stampa è offset, quindi sicuramente il 90% della nostra produzione è stampa offset, quindi perché si parte da un numero
diciamo, un minimo di copie di 500-750 copie. Cioè, si cerca di massimizzare quelli che sono gli sforzi e le energie che servono a fare tutto il libro, quindi dalla prevendita al marketing che ci sta dietro, alla grafica, la distribuzione, la promozione. Ovviamente se se ne fanno 300, 1000, il costo è uguale, quindi se si riesce a massimizzare questo diciamo aspetto, è lì dove, ecco, si riesce a tirare un po' sul prezzo. Okay? Meno copie si fanno, ovviamente, più il costo è importante. Questa è un po' la grande differenza tra l'editoria offset come proprio tipo di stampa e quella e l'editoria digitale, che naturalmente permette di tirare un numero di copie molto più basso ad un costo ovviamente molto più alto. Cioè, proprio un prodotto di questo tipo è difficile stamparlo in digitale, proprio perché ci sono dei limiti tecnici che sono, diciamo, legati a, prima di tutto, a un formato, perché il foglio macchina di una macchina digitale è, se prendiamo il top di gamma, la metà di quello offset. Quindi già di per sé capiamo che i costi sono per forza maggiori. E qui, per quanto detto prima, cioè, noi cerchiamo di concentrarci e ovviamente fare più copie possibile e massimizzare quelli che sono gli sforzi per raggiungere il maggior numero di persone. Ecco. Ottimo. E, ecco, io qui nella chat ho pubblicato il link, che è questo che si vede in sovrimpressione. Per 10 copie, per cui al raggiungimento del goal. Questo è un dettaglio importante, per cui chi lo comprò oggi lo prende a 30 euro, le 200 pagine cartonate, direi che è, insomma, anche un ottimo prezzo, come dicevi tu, Roberto. Un libro cartonato assolutamente sì a questi costi. Tra l'altro, dicevo, questo è il link diretto per comprarlo direttamente sul sito dell'editore. Con 10 copie, insomma, si arriva abbastanza presto alla stampa finale. Diciamo, possiamo prometterlo per Natale? Faremo il possibile, nel senso, però diciamo di sì, ecco, diciamo che siamo orientati più verso questa decisione. Cioè, abbiamo deciso con Emanuele, ci stiamo già lavorando per mandarlo in stampa il prima possibile. Bene. E sempre a proposito di crowdfunding, un appello un po' a tutti voi. L'abbiamo fatto anche l'altra volta, questa richiesta. Noi di Viaggio Fotografico siamo molto attenti, ci teniamo moltissimo alla diffusione della cultura, della fotografia e della cultura fotografica. Abbiamo una serie di mezzi che ci permettono di fare queste dirette, che sono e rimangono gratuite per tutti, come ne abbiamo fatte tantissime finora. Il problema in questo momento è che ahinoi, con i viaggi praticamente bloccati da Covid, ci viene particolarmente difficile tenere anche in piedi queste dirette, che hanno comunque un costo per chi le produce e rimangono gratuite per chi le vede. Per cui io mi trovo a farvi un appello, ecco, un po' quello che ha fatto appena adesso Stefano Bianchi, un crowdfunding per il libro. Noi stiamo facendo un crowdfunding per permetterci di recuperare parte dei costi che hanno queste dirette, che hanno proprio dei costi relativi alla piattaforma, un po' a tutta la gestione che c'è di un evento come questo. Dateci una mano a portare avanti la cultura. Basta una piccolissima offerta regolarmente fatturata, perché è il nostro lavoro promuovere la cultura, e quindi un piccolo aiuto ci è utile anche come incoraggiamento
ad andare avanti, a fare tanti di questi eventi ogni settimana con voi. Detto questo, io intanto vi ringrazio di avermi ascoltato. Ecco, questo che avete visto apparire in chat, che ora vi mando qui, è il link per aiutare le nostre dirette, chi vorrà farlo, se vorrete farlo. E a questo punto io lascerei le domande da casa. Inizio con una alla quale già Emanuele aveva in parte risposto, e se ce ne sono delle altre vi prego di farle, così Emanuele ci aiuta anche a togliere le ulteriori dubbi e domande. No, vedo Roberto che la domanda è assolutamente interessante. Se lo spirito dell'escursione naturalistica è prettamente fotografico, ma invito tanti a non andare solo con quell'ottica. Sì, è possibile, c'è spazio per la creatività del fotografo. Cercando di essere precisi, allora, nella foto tipicamente naturalistica anche l'attrezzatura riveste una certa importanza. Verosimilmente non è possibile fare un close-up, un ritratto di un leopardo se non si ha un obiettivo importante, e per farlo con una qualità attesa simile alle foto che oramai invadono internet, i libri, sì, quel tipo di fotografia, un po' come la fotografia sportiva, ha bisogno di attrezzature adeguate. Altresì le condizioni di luce, le scene possibili sono infinite, quindi ecco, invito a cercare qualcosa di diverso dall'immagine stereotipata che tutti ci vorremmo portare a casa dall'Africa. E poi ecco un consiglio che do spesso ai miei compagni di Jeep: quando le condizioni fotografiche non ci sono, o invece che arrangiarsi, ho visto gente fotografare con l'iPad, dico mettetelo via e godetevi la scena, siete davanti a un incredibile spettacolo della natura, non accanitevi per cercare di portare a casa un'immagine che sarà per voi stessi una delusione del vostro ricordo africano. Beh, questa cosa è bella, mi ricorda un film su un fotografo famoso, il film era quello su Life, di questo fotografo che girava il mondo alla ricerca di un'immagine particolarissima, e praticamente al momento di in cui l'ha trovata decise di non fotografarla. Devo andarmi a rivedere il titolo, non so se qualcuno da casa lo ricorda, ha capito a che film mi riferisco. E praticamente il fotografo, dopo anni di ricerca di questa foto, tra l'altro una foto naturalistica, tutto il film era basato sulla ricerca del fotografo, e quando riescono a trovarlo e lo trovano proprio davanti al suo soggetto che stava cercando, il fotografo dice: no, ma io è una scena troppo bella, me la sono voluta godere quell'immagine, non l'ho scattata, insomma. Quindi è un po' quello che dicevi tu a proposito dell'iPad, insomma. C'è Guido Margara che ti fa un'altra domanda, e ti chiede in particolare come hai strutturato il libro. Questa è una domanda che ti chiedo a te. Sì, innanzitutto ciao Guido, un altro carissimo compagno di viaggio, siamo stati insieme in Turchia. Interessante la domanda, perché è stata la struttura stessa del libro, è stato il motivo per cui ho fatto il libro, nel senso un amico, un italiano che viveva a Johannesburg, nell'ultima settimana che io ho trascorso in Sudafrica, sapendo quanto io avessi viaggiato nel paese, mi ha chiesto quali fossero le 10 esperienze imperdibili che avrei consigliato a chi avrebbe voluto visitare il Sudafrica. Ecco, la traccia del libro e come strutturato è proprio questo, cioè quali sono le 10 cose che per me sono imperdibili in Sudafrica. Ovviamente queste 10 cose le ho fatte in 5 anni,
per motivi di geografia, per motivi di stagione, è impossibile racchiuderle, ma letteralmente impossibile racchiuderle in uno stesso viaggio. Però ecco, dalle safari naturalistici che abbiamo visto, alla migrazione delle sardine, al rafting sul fiume Zambesi, al guidare le jeep sulle dune di sabbia della Namibia, appunto. Le altre le troveremo nel libro, una serie di esperienze che credo rendano un viaggio indimenticabile per ciascuno che avrà la fortuna comunque di recarsi in una parte del mondo che sinceramente reputo stupenda per varietà, per accessibilità turistica e per comunque anche, abbiamo forse tralasciato l'aspetto delle persone, possibilità non del viaggio etnografico come in altre parti dell'Africa. Ma il Sudafrica ha Cape Town, Città del Capo, secondo me è una delle più belle città del mondo, se non la più bella geograficamente, ha spunti etnografici estremamente interessanti e lo troverete il Lucio. Una piccola sorpresa, Emma. Vai, Parliamo Romy. di etnie. Ah, Facciamo. ecco, esatto. Una delle 10 cose che ho reputato imperdibili è l'Umschlanga. L'Umschlanga è un evento che si svolge in Swaziland, che ora si chiama Iswatini, una volta all'anno. Il re è un regno, il re ogni anno prende in moglie una delle vergini del suo regno e quindi per 2 o 3 giorni, in vero per una settimana, ma l'evento culmina negli ultimi 2 giorni. 10-12 mila ragazze celibi del regno si radunano in questa valle dove il re risiede per proporsi in moglie al sovrano. È importante cercare di capire, ecco, quali sono le circostanze, i momenti, però l'ho trovato essere una scena, un evento estremamente genuino. Non ho percepito sinceramente nessun tipo di discriminazione di genere. Un evento gioioso radicato nella cultura Zulu, tipica di quell'area geografica. Questo, ecco, è un evento, eravamo. Senza esagerare, circa 8-10 turisti in mezzo a decine di migliaia di locali. Ma per farvi rendere un'idea, la data precisa dell'evento è annunciata dal re 2 o 3 settimane prima dell'evento stesso. Quindi è praticamente molto difficile organizzare un viaggio intercontinentale per recarsi lì specificatamente. Certo, affidandosi a tour operator preparati, andare miratamente su quello è possibile farlo, però ecco, avere la flessibilità dell'essere lì in zona o appunto partire con chi ha quello come scopo primario del viaggio ne vale assolutamente la pena. Bella questa cosa. C'è una promessa di Stefania Scrini, che è una nostra carissima compagna di viaggio, di tante avventure, di tante esperienze, che pur essendo stata 2 volte ti dice che verrà anche con te, ci tornerà volentieri. Grazie Stefano, magari Stefano si riferiva a te se organizzerai con viaggio fotografico qualcosa di nuovo in Sudafrica. Io sappiate, ecco, sono ritornato l'anno scorso in Sudafrica dopo 5 anni e non appena le frontiere riapriranno sarà di sicuro il primo paese in cui tornerò. Bene, e poi vabbè, oltre ad altri complimenti di Sissi Galassi, grande Ma mano. Okay. questa è di parte, quindi non vale. Poi... E poi ringrazio invece Filippa Dornetto che ha capito esattamente il titolo del film a cui facevo riferimento io. Ti ringrazio Filippa, ti ringrazio io. Veramente perché sì, non ci sarei mai arrivato, dovevo fare una ricerca su Google, ma insomma, grazie di avermi tolto questo problema. Me lo rivedrò volentieri perché è un gran bel film e poi parla di fotografia. A proposito di fotografia, direi che ci siamo, abbiamo sforato di qualche minuto, ma va benissimo, vedo che ci sono ancora tante persone connesse. Io vi ringrazio di essere stati con noi a parlare di fotografia.
Vi ringrazio chi è a casa naturalmente e chi è in altre case ma in video in questo momento, per cui vi ringrazio di essere arrivati tutti quanti con noi fino alla fine di questa diretta. Se era la prima volta che venivate sulla pagina di Viaggio Fotografico, metteteci un like sulla pagina in modo che le prossime volte vi terremo informati, non costa nulla ma aiuta a far crescere la comunità. Luciana, ti fa i complimenti e quindi ringraziamo anche Luciana. Io ringrazierei veramente tutti quanti voi, vi voglio ringraziare e augurare un'ottima serata, buona cena, e vedo anche Andrea che ci ringrazia, e sarà un piacere incontrarci di nuovo, Andrea, anche un vecchio compagno di tantissime esperienze intorno al mondo. Grazie a te Roberto per l'ospitalità nella tua casa virtuale, sei stato gentilissimo, ho apprezzato enormemente la professionalità con cui Roberto in questa settimana ha anche preparato questo semplice evento che è guidato, ecco, appunto da pura passione che trasuda, ecco, da ogni espressione che Roberto ha condiviso con noi. Grazie, grazie anche a Stefano, naturalmente, non sono un fotografo professionista, ma ha supportato in questa bellissima avventura che sta portando a questo libro. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, a presto, ci sentiamo la prossima settimana con altre succose sorprese. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ah, ecco, c'è pure Francesco Munaro, e vabbè, salutiamo anche lui. Ciao Francesco, ciao. Anche Francesco, vecchio compagno. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.